Nella tarda mattinata di venerdì 8 marzo, presso il plesso Don Bino Puglisi, in Viale Peppe Sorge, è stato inaugurato l'angolo della lettura. Tale iniziativa rientra tra le attività del progetto Ragazzi Felici, promosso dall'Istituto Comprensivo Statale Paolo Emiliani Giudici e finanziato dalla Banca Mediolanum di Mussomeli, da sempre sensibile e attenta ai bisogni formativi degli alunni e della istituzione scolastica. Grande viva soddisfazione della professoressa Alessandra Camerota, dirigente scolastica del suddetto istituto, che si è avvalsa delle gentili disponibilità e fattiva collaborazione della dottoressa Sonia Barba e di Salvatore Minnella, che da tempo operano nel nostro territorio. Un felice incontro dunque tra istituzioni pubbliche e azienda privata, che si incardina nella mission dell'Istituto Scolastico del padre Paolo Emiliani Giudici, segno tangibile e positivo di apertura al territorio e alla comunità educante, considerato il contributo fattivo dell'amministrazione comunale, gli operai e la manodopera per l'allestimento degli spazi informativi guidata dal sindaco Giuseppe Catania. Buongiorno a tutti, bentrovati ragazzi. Salutiamo i nostri ospiti, li presentiamo anche a questo plesso. Benvenuti anche a plesso Padre Pino Puglisi, nella nostra scuola dell'Istituto Comprensivo Paolo Emiliani Giudici, è suddivisa in cinque plessi. Il plesso dove siamo stati poc'anzi è il plesso Sacerdote Messina, conosciuto come Santa Maria, un plesso storico della di questa comunità che noi stiamo cercando di rivalutare, come abbiamo visto prima. Questo è un plesso nuovo, nato negli anni 90 e che è stato qualche anno fa, prima che io arrivassi, dedicato a padre Pino Puglisi. Infatti veniva chiamato plesso nuovo perché era il più nuovo del paese, però in realtà adesso ha un nome che è un nome molto importante, ed è appunto beato padre Pino Puglisi. Padre Pino Puglisi, allora salutiamo i nostri, presentiamo, ecco, io vi ho già salutato, però vi devo presentare ai docenti di questo plesso che mi confondo sempre. Allora, abbiamo il dottore Lauricella, area manager di Mediolanum, la dottoressa Barba, private banker di Mediolanum, dell'ufficio di Mussomeli, e global banker Salvatore Minnella. La dottoressa Barba e Salvatore sono, e Minnella sono anche i genitori dei nostri alunni, sì, che frequentano questa scuola. Benvenuti anche in questo plesso e grazie per quello che state facendo, che qui è sotto gli occhi già di tutti, perché appunto non abbiamo una porta, sì, abbiamo già uno spazio che può essere, che viene già da giorni condiviso da tutti. Siamo lieti di poter inaugurare questo spazio.
spazio, che è uno spazio a disposizione prima di tutto della scuola secondaria di primo grado, che è inserita in questo piano superiore, ma di tutta quanta la scuola, perché questo spazio vuole essere uno spazio di lettura, uno spazio in cui si possono fare anche delle attività a piccoli gruppi che sono in alternativa alle lezioni tradizionali, che sono, ribadiamolo, fondamentali e che vengono realizzate all'interno delle classi. Ricordiamo che noi abbiamo delle classi, però anche quelle ben attrezzate, perché sono tutte dotate ormai delle LIM, dei computer, vengono utilizzate quotidianamente, però questo spazio può essere uno spazio dedicato alla lettura, alla riflessione o a lavori per piccolo gruppo, o semplicemente anche durante la ricreazione, momenti di pausa, può essere utilizzato da tutti, ma sempre rispettato. Come dicevamo, mi ripeto un po' con quello che abbiamo detto in via Pola, è il frutto della collaborazione di tutti, di tanti gruppi che ci permettono di fare formazione, farla ad un certo livello. È nata dalla collaborazione prima di tutto della dottoressa Barba e con il nostro presidente del consiglio e con altri genitori che si sono che hanno avuto l'idea, insieme anche ad alcuni docenti, hanno avuto l'idea di fare qualcosa per rendere ancora più bella la nostra scuola. È un risultato eccellente, perché c'è questo lavoro di squadra e di gruppo. Mi preme cominciare dall'amministrazione comunale, che ho invece dimenticato di nominare prima, perché l'amministrazione comunale ci ha dato la possibilità di avere degli operai specializzati e sempre disponibili, che hanno prontamente lavorato per rendere l'ambiente accogliente. Quindi questi nuovi colori, che rendono l'ambiente veramente sereno e accogliente. Poi appunto la collaborazione, dicevo, con le famiglie, perché i genitori in prima persona hanno impiegato il loro prezioso tempo per scegliere con cura gli arredi e per allestire questo spazio. Nominiamo per tutti, ne nomino una per tutti, il presidente del consiglio, la dottoressa Palletta, che da 4 anni ormai, questo è il 4° anno, quando sono qui ho trovato questa piena disponibilità a collaborare con la scuola e a trascinarsi, a fare da traino. La professoressa Tatina ha alzato una mano, dell'altra mamma, della mamma Rosalba, ecco, però ci sono dietro tante altre mamme che spendono il loro tempo prezioso per la scuola, perché è una ricerca accurata degli arredi, dei piccoli particolari che poi rendono più belli i nostri ambienti. E poi, no, dolce in fondo, i docenti, non posso dimenticare i docenti che si sono spesi in prima persona per realizzare questo quest'angolo. I docenti, come dicevo prima, vi ripeto, ma è bene ribadirlo, sono la linfa vitale della scuola. Senza i docenti io non potrei avere risultati. Io mi spendo per la scuola, lo possiamo dire, mi faccio in 3, in 4, in 5, cerco di dare il massimo per quello che mi compete, per quello che è il mio ruolo, però sono i docenti che sono in classe con gli alunni e che fanno vivere le materie, le discipline, che rendono vivi gli ambienti. Penso per esempio al nostro laboratorio scientifico. Qui non abbiamo una stanza, non ce l'abbiamo lo spazio, però abbiamo il laboratorio scientifico, perché abbiamo i professori, in particolar modo il professor Alfano, me lo trovo davanti e quindi colgo l'occasione per ringraziarlo, che appunto fa scienze nella scuola secondaria di primo grado in questo presso e anche nell'altro, che opera anche qui, anche non avendo il laboratorio scientifico c'è, perché sono, è mobile infatti, quindi anche questi alunni hanno la stessa opportunità degli altri che hanno un bello spazio fisico. Questo è un esempio per dire che siete voi docenti la linfa vitale della scuola. E c'è la professoressa Amico, che è l'artefice di quest'angolo in maniera particolare, che invece si occupa dell'ambito letterario e del progetto letture, del progetto biblioteca.
i ragazzi li porta periodicamente, i suoi alunni li porta periodicamente in biblioteca, cerca di portare i ragazzi ad amare la lettura, a vedere nel libro non uno strumento solo per studiare, quindi una costrizione, ma un momento di crescita. Allora, vedete sotto gli occhi di tutti, abbiamo una tavola rotonda che potrà essere utilizzata anche per fare... che potrà essere utilizzato per fare anche un momento di dibattiti, perché si cresce anche con i discorsi, con il confronto, e questi vengono fatti per esempio spesso nelle ore di cittadinanza. E poi abbiamo un albero che è una metafora bellissima, no? Potrebbe essere l'albero della vita, l'albero della conoscenza. Allora, c'è una frase che in inglese, lo dicono gli altri, vabbè. Allora, però sicuramente c'è una parolina, che è la parolina amore, ma che per noi è l'amore per la conoscenza. Se noi abbiamo la voglia di conoscere, l'amore per il conoscere, sicuramente possiamo apprendere tutto. Quindi questo entusiasmo che io vedo in tanti dei miei alunni. Io ho degli alunni che vengono volentieri a scuola, infatti quando noi proponiamo delle attività in orario extrascolastico, i ragazzi vengono sempre in massa. Quindi vuol dire che già una scuola, non avere fretta, che già una scuola che funziona e che svolge bene il suo compito, il suo lavoro, però adesso avremo un angolino in più, un angolino ancora più bello, ci sarà un motivo in più per venire più volentieri a scuola. Quindi vi ringrazio, allora il contributo economico prima di tutto che è stato dato appunto da Banca Mediolanum, dall'ufficio di Lucio Meli, e ne faremo, vi ringraziamo e ne faremo sicuramente buon uso. Va ad arricchire quel lavoro che noi però quotidianamente, costantemente facciamo grazie a questi docenti che sono docenti veramente in gamba. Grazie ai docenti. Buongiorno e benvenuti a tutti. Siamo qui riuniti per inaugurare l'angolo lettura. Tale iniziativa rientra tra le attività del progetto Ragazzi Felici, promosso dall'Istituto Comprensivo Paolo Emiliano Giudici e finanziato dalla Banca Mediolanum. Da sempre sensibile e attenta ai bisogni formativi del territorio. Grazie al generoso contributo offerto dalla suddetta banca di Mussomeli, si è potuto allestire, come ben vedete, uno spazio funzionale alla lettura. Promuovere l'amore per il libro e la consuetudine alla lettura significa sviluppare potenzialità comunicative e relazionali, capacità critiche e creative. La lettura, per la sua natura trasversale e interdisciplinare, costituisce un terreno fertile per attività metacognitive, di sperimentazione, di ricerca, azione di strategie didattico-metodologiche adatte a favorire l'inclusione, il recupero e il potenziamento. La lettura aiuta a crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia e la creatività, perché è il potere di farci entrare nella narrazione e ritenere al nostro piacimento. La nostra collaborazione nella scuola e la Banca Mediolanum rappresenta quindi un momento positivo di apertura al territorio che ogni comunità educante deve considerare come pilastro fondamentale del proprio progetto educativo. Nel TOF della nostra scuola l'apertura al territorio viene considerata un momento altamente formativo per poter realizzare strategie didattiche finalizzate alla formazione dell'uomo e del cittadino. Un cittadino che si confronta con la propria realtà territoriale per poi aprirsi alla cittadinanza globale, ossia all'essere cittadino del mondo. Quindi un ringraziamento particolare va alla dottoressa Sonia Barba, Private Banker di Mussomeli, al Global Banker di Salvatore Minella e al dottor Giuseppe Lauricella, Unit Manager, Area Sicilia e alla nostra dirigente professoressa Alessandra Camerota, che si sono attivati sinergicamente nella realizzazione di tale obiettivo. Questo lavoro è stato reso possibile anche grazie all'impegno del Comune di Mussomeli, dei componenti del Consiglio d'Istituto e dei collaboratori scolastici. Proprio la frase affissa sulla nostra parete sintetizza appunto il fine del nostro progetto. If you have it love, you don't need to have anything else. Ossia, se tu hai l'amore, non hai bisogno di nient'altro. Grazie a tutti voi.